Stai occupando un'area di parcheggio riservata ai disabili. Attenzione! Un allarme contro i furbetti dei parcheggi. È questa l'ultima invenzione tecnologica degli studenti dell'Istituto Fermi di Bibbiena. Nasce come al solito per risolvere un problema o provare a risolvere un problema di utilità sociale, che è quello del parcheggio dei disabili, che spesso vengono occupati da persone non autorizzate, creando non pochi problemi alle persone con disabilità. Stai occupando un'area di parcheggio riservata ai disabili. Il dissuasore si attiva seguendo varie fasi con tempi programmabili. Poi all'interno tutte queste sequenze vengono abilitate dal PLC, che se la macchina non è abilitata attiva la sequenza di 3 volte ripete la voce che sta occupando un posto per disabili. Dopodiché inizia a suonare una sirena che invita al conducente di lasciare libero il parcheggio. Più c'è un sistema per la visualizzazione se i posti sono liberi o no. Questo c'è un'app che permette di verificare se un parcheggio è libero oppure no. Alla realizzazione hanno partecipato anche gli alunni dell'Istituto Comprensivo 13 Aprile di Soci. Abbiamo programmato degli Arduini dove avevamo dei sensori di umidità e di calore. Dal seggiolino salva bimbi al robot per i medicinali agli anziani e all'umanoide per rispettare le regole anti-Covid fino all'ultima creazione, il dissuasore, tutti i frutti dello studio tra digitale e tecnologia, guardando come sempre anche al sociale. Secondo me potrebbe veramente aiutare a sensibilizzare le persone rispetto a una delle tante tematiche di inclusione che non sempre vengono prese in considerazione. Il progetto parteciperà alle selezioni dei campionati di robotica. L'anno scorso abbiamo partecipato col progetto precedente, siamo arrivati quinti su 120 squadre. Quest'anno stiamo inviando i video a Genova per la nuova edizione e se tutto va bene il 10-11 maggio saremo a Genova.